al Vinitaly nessuno poteva essere più padrone di casa del ministro. A capo del Dicastero delle Risorse Agricole da pochi giorni, al centro delle polemiche tra Quirinale e Palazzo Chigi per un coinvolgimento poi archiviato in vicende di mafia, Saverio Romano ha visitato in lungo e in largo i padiglioni della manifestazione vitivinicola e si è soffermato volentieri in quello pugliese. Una Puglia che per lui, meridionale dopo due predecessori veneti come Zaia e Galan, rappresenta un punto cruciale per il rilancio del settore. La Puglia è una grande sorpresa degli ultimi anni nel settore. Sta conquistando nuovi mercati anche attraverso un laborioso lavoro di ricerca e questo va dato atto e merito dei produttori che stanno investendo molto denaro, molto loro tempo, facendo grandi sacrifici. Noi abbiamo il dovere di sostenerli. Ad accogliere il ministro c'era l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefano, che ha tenuto a sottolineare i progressi fatti dal sistema regionale che in serata si fonderà con l'anima di Verona, invadendo tutti i locali del centro storico con i propri prodotti tipici. In questo momento storico la Puglia è il modello enologico che cresce di più, che si distingue di più e che soprattutto compie delle scelte importanti in termini di varietà, in termini di innovazione, ma anche in termini di valorizzazione delle tradizioni più autentiche, quelle dei vitigni autoctoni. Una opportunità straordinaria per accompagnarci in questo lavoro di valorizzazione della nostra qualità e delle nostre eccellenze pugliesi. L'AIS io credo stia svolgendo un lavoro straordinario che accompagna il nostro impegno in Italia e all'estero per affermare sempre di più questo brand Puglia che in fatto di vini ormai è protagonista riconosciuto in campo internazionale.